Almeno 11 persone, tra cui due donne e tre bambini, sono morti a Daraya, in Siria, per i barili esplosivi sganciati da elicotteri che volavano a bassa quota. Secondo fonti dell'opposizione, un identico raid avrebbe provocato altre 8 vittime nella città settentrionale di Aleppo. Altri morti si contano a Homs, dove per un attacco dei ribelli almeno 16 membri delle forze governative hanno perso la vita. Per la prima volta da 10 giorni, un convoglio umanitario è riuscito a entrare nel campo profughi palestinese di Yarmouk, vicino Damasco, e a distribuire razioni di cibo. I 18.000 abitanti del campo sono intrappolati in mezzo alla battaglia tra l'esercito, che lo stringe d'assedio, e i gruppi di ribelli. Dati dell'Osservatorio Siriano per i diritti umani rivelano che dall'inizio dell'assedio nel campo sono morte almeno 87 persone per la fame e la mancanza di cure mediche.